bastone. Agagagagra. Whee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 
vedere il mio deck di merda. Perché lo chiamo deck di merda? Perché è un deck di merda. Guardate che roba, cazzo. Ho tutte le carte a livello bassissimo. Mi fottono pure i bastardi bambocci con la scheda gialla di Papino, di zio Peppe, che comprano le gemme, porca puttana. Allora, iniziamo a cambiare. Mettere lo scheletro gigante al posto del principe. Ho l'elisir troppo alto. Devo trovare delle carte leggendarie o quelle che costano meno. So io quali carte mi servirebbero. Lo so io, puttana vacca troia. Allora, siamo contro Napoleone. Siamo contro Napoleone. Partiamo subito bene. E schieriamo ovviamente la capanna dei barbari, come sempre, messa in basso a sinistra. Lui mette il peccone gigantesco. Figa pelosa. Allora ci mettiamo la strega, che con gli scheletri lo stoppa. E noi mentre lo attacchiamo alla distanza. Poi ci mettiamo i goblin lancieri e dovrebbe funzionare. Perfetto, perfetto, li abbiamo stoppati. Guardate che roba. Abbiamo stoppato sia il pecca gigante sia il principe con un due carte. Immaginate quanto sono massello. Ovviamente adesso ci scarichiamo giù lo scheletro gigante che mi serve come tank. Ecco, ecco, questa è una di quelle carte che io vorrei. Vorrei tanto, ma non lo trovo. L'esercito degli scheletri di merda. Quell'esercito di merda mi servirebbe proprio veramente tanto. Perché quando mi lanciano contro il principe, non so cosa fare a parte la lapide. Quindi mi servirebbe l'esercito degli scheletri. Ma porca puttana vaccona ingravidata da un mulo morto, non lo trovo. Non la trovo. Né quella carta di merda e nemmeno il drago. Né una né l'altra, ma ho spacchettato, sbaulato tutto, tutto, non riesco a trovare quelle due carte del cazzo. Oh, ma non ci riesco, Non le trovo! Mai trovo il Tesla 5.000 carte. Di Tesla ho 5.000 carte. Sto cazzo di esercito degli scheletri non ce l'ho, non riesco a trovarlo. Qual è il problema adesso? E che mi serve a questo punto della partita? Mi servirebbe non solo di questa partita, ma intendo proprio adesso che sono in Arena 6, mi servirebbe l'esercito degli scheletri. Il problema qual è, oltre a non averlo? E questo continua a lanciarmi il razzo. Sto pezzo di merda! To Napoleone di sto cazzo! Beccati sta sconfitta, merdoso! Il problema è che se adesso anche venisse fuori la carta nel prossimo baule, solo che sono a livello 1 con gli scheletri. Guardate questo Napoleone, a livello 6. A livello 6 mi sfonda tutte le unità. Io sarei a livello 1 anche se uscisse fuori, cosa ovviamente impossibile, perché chissà quando li troverò. E soprattutto il drago, chissà quando cazzo lo trovo. Ma possibile che... Questo figlio di puttana! Quanti cazzo di razzi mi lancio? Ma ce la fai? Ma quanti cazzo di elisir ha questo? Ma questo è un cheater, scazzo. Ma hai visto quanti elisir c'ha? Ma lanciate un razzo che costa 6 di elisir, ce l'ho anch'io. Poi mi mette il principe, gli scheletri. Sì, che cazzo sai, oh? Ma cosa c'hai? Madonna, la fabbrica dell'elisir, porca di quella puttana. Napoleone, ciucciami la mega, bastardo. Puh! Cazzo, sembra che sia solo io che non ho elisir, porca puttana. Madonna, questo mi scarica i razzi e costa 6, il principe e costa 5, quindi non è possibile, perché 6 più 5 quanto fa bambocci? Bambocci fa 11, no? E quindi non è possibile che lui abbia 11 di elisir, porca di quella puttana schifosona ingravidata da un mulo morto. Dai, facciamo un'altra partita, vediamo contro chi siamo. Barobab. Barobab, Barobab, buona fortuna Barobab, vedremo chi è il più forte, buona fortuna Barobab. Metto la strega, olè, lui la fa la faccia felice, mettiamo giù la lapide. Oh, che cazzo fai cattivo, sono io più cattivo di te. Oh, ancora, ma sto testa di cazzo, ancora, sono io più cattivo di te. Ma, oh, ancora, ancora, ha usato ancora, mi risponde con le faccine. Ancora! Ma guarda che vengo lì, Barobab! Minchia, ti scopo la sorella, Madonna, un'altra faccia, ti scopo la mamma. Ti scopo la mamma, te lo giuro. Un'altra faccia, ti scopo la mamma. Te lo giuro.
Ancora, oh! Ma non la tua mamma vuole essere proprio ingravidata da me, eh? Volete proprio dei piccoli bastoncini? Minchia, ancora va avanti, oh! Mica la smette! Ancora! Cioè, hai la torre che sta per crollare! E ci pensi a farmi le faccine? Bamboccio! Fammi la faccina adesso, dai, fammela adesso! La faccina, bamboccio! Fammela adesso! Dai, 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 fammi la faccina! Voglio vedere se me la fai la faccina! Fammi la faccina! Dai, fammi la faccina! Dai, dai, ancora! Minchia, ancora! Barobab! Minchia, ti vengo in casa, Barobab! Ancora! Minchia, qua va a finire che stasera gli lancio una faccina. Oh, oddio! Limite provocazioni raggiunto! Minchia, non ero mai arrivato a un livello di criminalità simile. Minchia, ma avete visto che roba? Limite provocazioni raggiunto! Minchia, cioè fare i furti in GTA può accompagnare solo. Minchia, che criminalità! Non pensavo di raggiungere un tale livello. Comunque guardate lo scontro epico a sinistra, anzi a destra. Livello 2 contro livello 1 più le frecce. Mamma mia, il mio scheletro può accompagnare solo con la vittoria. Guardate che roba, oh! Mamma mia, ha perso perché comunque la torre lo stava bombardando. Però sti cazzi, oh, porca puttana. Io non posso più provocarlo. Ho raggiunto il limite delle provocazioni. Minchia, che gangsta che sono. Che gangsta. Oh, ci stai provando su lei? Io potrei risponderti, ma non posso. Vorrei tanto, ma non posso. Vorrei, ma non posso. Adesso lanciamo lo scheletro, così facciamo vedere chi comanda a questo giambotto. Oh, che bei goblin nel catino del vomito. Sono serviti a niente, a un cazzo. Dai, 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 dai che gli sfondiamo la torre. Dai, dai, no, porca puttana schifosa. Dai, cazzo, no, non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Dai, 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 porca puttana, dai. Madonna, madonna, madonna. Madonna, madonna, madonna. Minchia, è una battaglia sulla destra, ho capito. È una battaglia tutta sulla destra. Perché se gli lascio campo sulla destra è finita. Allora, speriamo di riuscire a sfondare. Dai, buttagli giù sta Valchiria. Madonna, madonna, madonna. Madonna, 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 madonna. Dai, 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 se riesci a scavare. Dai, dai, che manca 500. Dai, dai, che mancano. Porca puttana, lebrosa cane. Bestia schifosa, psicopatica troia che si fotte il mestolo della cucina nel culo e nella figa a oltranza. Prima nel culo, poi nella figa. Dai 386, dai! Dai, porca schifosa puttana! No, no, no! Meno male, è andata bene, il razzo è andato bene, ok? Dai, 13 secondi, dai, facciamo il mega salto, io ci provo con questo qua, dai, ah, ah, ah! Che culo, 177! Sì! 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 Barababababababa! Barobabababafanku! Barobabababa! Barobabababafanku! To! 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 Stronzo! Puh! Merda! Succhiami la fava, bastardo! Pederasta! Puh! Minchia, che culo, è andata bene! 1644 trofei e adesso ne facciamo altre di battaglie! Barobabababa! Barobabababa! Sta ancora lì che mi sta lanciando le faccine incazzate! Allora, continuiamo! Scarichiamo ovviamente la capanna dei barbari. Quando puttana troia ci capita tra le prime quattro carte, meno male che anche a sto giro è andata bene. Perché lo metto all'inizio, direte voi? Perché servono 7 di mana, no? 7 elisir per scaricare i barbari. Quindi, siccome la capanna va avanti nel tempo, poi una volta che ho alleggerito la prima ondata, poi l'elisir mi cresce di nuovo, quindi al primo colpo lo posso fare, perché visto che la prima mossa è quella ovviamente più tranquilla, più libera che possiate avere, almeno se lo uso per primo ho una capanna che, come potete vedere, va ancora avanti, 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 ancora per 2 o 3 ondate. Quindi ho un effetto a durata nel tempo. Vedete, anche contro il principe i barbari sono molto utili, perché comunque lo bloccano anziché farlo arrivare subito sotto la torre. Quindi vedete che il principe può accompagnare solo nella tomba. Di là mi ha lanciato il dominatore di vagine, ma non ce la fa, perché ho la tomba, per fortuna ho la tomba.
E adesso, visto che la capanna è andata a farsi fottere e ho gli ultimi barbari, devo attaccare in maniera feroce utilizzando lo scheletro gigante. Lasciamo passare gli scheletri, se no me lo attaccano. Ok, perfetto. Puttana vacca, c'è il draghetto del mio cazzo. Meno male che ho gli arcieri, così lo contrastano subito. Wattà, wattà, wattà. Merda, 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 merda. Sacco di piscio, vediamo quanto rimane il sacco di... Oh! Minchia, 600 botta! Una botta da 600 gli ho buttato giù la torre! Figa pelosa! Cazzo, ho sbagliato a mettere la lapide, porca puttana! La dovevo mettere un po' più avanti! Oh, finalmente il doppio dell'elisir! Quando arriva il doppio dell'elisir mi esalto e mi eccito come una puttana in calore! Adesso qua dobbiamo stare attenti perché l'esercito di scheletri è a livello 7 e a livello 7 fanno molto male! Quindi dobbiamo proteggere sia la torre di destra che di sinistra. Comunque a sinistra abbiamo almeno gli scheletri, quindi in ogni caso le truppe vengono fermate all'avanzata. Mettiamo la lapide qui, perfetto. Il dominatore di vagine è stato messo a sedere. Un'altra cazzo di carta con gli scheletri di merda che io non troverò mai, ovviamente. Vaffanculo. Mi ha distrutto la lapide, però guardate che esercito, non ce la fa, non ce la farà mai, non ce la farà mai. Io spero di distruggergli almeno la torre di destra. Andiamo sulla destra, andiamo Beppe, andiamo sulla destra, 8, 7, andiamo sulla destra, andiamo sulla destra, andiamo sulla destra, gli lancio la palla, ultima possibilità, vediamo, cazzo, vabbè, 1117, vabbè. Almeno uno gliel'abbiamo fottuto, abbiamo vinto, dai. Meno male, Mariam, mi dispiace Mariam, ma non hai neanche un clan, quindi torna in Arena 1 e vai a fare in culo, che io ho bisogno di big money e di bauli. Raus! Raus! Bene, bene. Per oggi siamo giunti alla fine, perché ovviamente abbiamo tutti i bauli, è inutile combattere se non avete slot bauli. 1673 trofei, non riusciamo a muoverci da questa cosa, ovviamente perché? Perché ho bisogno di sviluppare le carte. Guardate qua, arcieri di livello 7, poi abbiamo il mago, lo scheletro gigante, la capanna che manca una carta, gli arcieri ne mancano pochissime e ci siamo, quindi devo sviluppare ancora di più, la strega me ne manca una per passare al next level e niente, siamo arrivati alla fine. Ora vi saluto, un bacino sulla figa delle vostre sorelline in calore e ci ribecchiamo al prossimo video.